Buongiorno a tutti, sono Marco del ristorante Lucio Casetta di Imperia con lo chef e siamo qua per proporvi il brandacouillon. In questa seconda fase abbiamo già il nostro prodotto bollito, le patate e il filetto. Le patate ci vorranno circa una ventina di minuti, mentre il filetto, il medio filetto di baccalà, circa 30 minuti di bollitura. Puliremo patate e il filetto. Che chiaramente vanno pulite a caldo appena lessate, le andremo a mettere nella nostra pentola perché poi verranno sbattute, perché branda vuol dire sbattere. Vengono messi in questa pentola il filetto di baccalà, le patate lessate, un goccio di limone, aglio e prezzemolo è stato messo e adesso qua il nostro extravergine d'olio Riviera Ligure. Ce ne vuole in abbondanza. E dopo questa lunga colata d'olio ci prepareremo a sbatterlo. Procediamo a sbattere il nostro brandacouillon. Aggiungiamo dell'olio perché comunque gli elementi della patata, del filetto di baccalà assorbono molto. E il nostro olio ci sta sempre bene e che gli conferisce un buon sapore. Controlliamo, vedere se il risultato ok. Adesso il nostro brand è diventato come lo desideriamo, amalgamato, ma non cremoso, non deve essere frullato, deve essere solo sbattuto. Ok, adesso procederemo a impiattarlo. Andremo a fare due chenelle del nostro brandacouillon. Questo piatto è un piatto delicato, un piatto importante della nostra cucina ligure tradizionale. Gli elementi sono naturali. Ancora un bel giro d'olio sopra della Riviera DOP. Eccolo qua, la preparazione ultima. Il nostro brandacouillon è un piatto dolce dei nostri profumi e questo nostro olio extravergine DOP Riviera Ligure gli conferisce profumo, sapori, aromi, una bassa acidità. E si sposa molto bene con il nostro prodotto. E inoltre siamo sicuri dell'origine e quindi certi di usare un prodotto in cucina di eccellente qualità.